Emettere moneta prestandola vuol dire il signoraggio della grande usura, e questo distingue il Deuteronomio, il paragrafo 15 dal Paternostero, dall'insegnamento della religione cattolica. Il catechismo della religione cattolica, l'insegnamento del Paternoster, rimetti i debiti, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Il paragrafo 15 del Deuteronomio dice: sarete benedetti da Dio quando sarete creditori di tutti i popoli del mondo e debitori di nessuno, presterete a tutti i popoli del mondo, non prenderete in prestito a nessuno, signoreggerete su tutti i popoli del mondo, non sarete signoreggiati da nessuno. La parola signoraggio nasce al paragrafo 15 del Deuteronomio. Lì si trova per la prima volta la parola signoraggio, per quanto mi risulta. Naturalmente, che significa questo? Che il signoraggio vuol dire emettere la moneta prestandola, perché quando, detto sarete benedetti, quando dice il paragrafo 15 sarete benedetti da Dio quando presterete a tutti i popoli del mondo, prestare a tutti i popoli del mondo vuol dire avere un sacco di soldi, perché come fai a prestare quello che non hai? C'è un solo modo per prestare quello che non si ha: quando l'oggetto del prestito è creato non da chi dà in prestito, ma da chi accetta in prestito. Ecco la truffa del paragrafo 15 del Deuteronomio. La parola Dio lì significa Satana, e che la parola Dio nel Vecchio Testamento abbia due significati, a volte significa Dio, a volte significa Satana, lo dice Cristo, quando Cristo dice non si può servire a due padroni. Chi è padrone? Padrone è Dio. Allora c'è Dio vero e Dio falso. E perché Satana fa peccato di superbia? Perché pretende di essere chiamato Dio. E questo concetto è fondamentale per cominciare a interpretare alcuni passi che riguardano la grande usura, il signoraggio. Il signoraggio è incompatibile con la religione cattolica. Noi dobbiamo capire che la proprietà popolare della moneta significa attuare la dottrina sociale della Chiesa, perché io posso dare il pane ad ogni persona se do a ogni persona la sua moneta, ed è sua la moneta perché la moneta nasce per convenzione. L'unico costo è quello del simbolo, pezzo di carta e inchiostro o la luce del computer, quindi simboli di costo nullo. Lo scarabeo d'argilla degli egiziani, noi abbiamo tanti simboli di costo nullo che hanno espresso per convenzione il valore monetario. Quindi noi che cosa dobbiamo capire? Che una volta che il valore è una previsione, c'è una dimensione del tempo, il coltello a valore perché prevedo di tagliare, la moneta a valore perché prevedo di comprare. Allora, dando al cittadino la sua moneta, gli diamo il diritto di proprietà sul pezzo di pane che compra. Allora nostro pane significa che lui ha il pane per diritto di pretendere e non per elemosina, cioè rispettiamo la sua dignità giuridica secondo il grande insegnamento del diritto romano. Nel diritto romano, quando si parla di proprietà, la proprietà è non solo avere un bene, ma anche il diritto di pretenderlo. Quindi significa avere due beni, perché l'oggetto della proprietà soddisfa il bisogno in senso specifico, tecnico, economico. Se è proprietario di una penna, l'utilità è scrivere. Se è proprietario di un bicchiere, l'utilità è poter bere. Quindi l'utilità riguarda in questo caso l'oggetto in senso tecnico-economico. Ma quando io dico la proprietà della penna o del bicchiere, io ho anche il diritto di pretendere. Allora soddisfa il diritto, il bisogno della certezza del diritto, il bisogno della dignità giuridica che non ha il cavallo. Il cavallo quando mangia il foraggio non è che è proprietario del foraggio che mangia, ma il proprietario, il foraggio, il cane e l'allevatore di bestiame. Noi abbiamo visto che le società degli uomini oggi sono organizzate come allevamento di bestiame umano, perché non si dà all'uomo la proprietà della moneta, ma il debito della moneta. E allora si trova l'uomo in una condizione peggiore di quella della bestia, che la bestia non ha la proprietà, ma nemmeno il debito. Quando noi abbiamo la moneta debito non si può pagare
il debito con un altro debito. Quindi quando io vado a pagare un debito di denaro con altro denaro è come se pagassi un debito con un altro debito. A lungo andare devo pagare col prodotto del mio lavoro e con il mio capitale. Ecco perché oggi abbiamo che il falso in bilancio è diventato un fenomeno endemico al sistema. Che significa questo? Io vi segnalo la prima pagina del Tempo del 27 luglio scorso. La prima pagina riporta un articolo in cui si dice che il falso in bilancio è un fenomeno connaturato e indotto nel sistema. Questo sistema è fatto in modo tale che non può fare a meno di falsificare i bilanci. Perché? Non dice perché, ma noi l'abbiamo detto perché. Perché quando tu dici che la moneta è debito, lire 100.000 pagabile a vista al portatore, è una cambiale, è riportata al debito del bilancio della banca centrale. Quando è debito, è chiaro che io per far quadrare il bilancio devo ignorare questo debito, perché altrimenti noi ci troveremo nella necessità di un fallimento ogni giorno. Ogni 5 minuti le aziende potrebbero fallire. Se la banca centrale dice ridammi i soldi, e te lo dice col fisco e con gli interessi bancari. Ecco la ragione per cui Enron, il grande complesso economico americano, è in crisi. Perché? Perché siccome non si è fatta la distinzione tra debito e oggetto del debito, perché la moneta è concepita come debito, come dire, non si è fatta la distinzione tra il debito e il mezzo per pagarlo, che è la proprietà della moneta. Questa situazione nei bilanci viene del tutto ignorata, perché è ignorata che la moneta ha valore indotto. Col valore indotto noi abbiamo scoperto che tutti i bilanci sono necessariamente falsificati. Ecco perché questo articolo prezioso, io ve lo segnalo, articolo proprio sulla necessità, l'inevitabilità di falsificare il bilancio. Perché poi sì, ci sono quelli che dicono la moneta è il nulla, ma la moneta è il nulla riguarda i monetaristi che fanno parte dei salotti letterari, perché i salottieri se ne fregano del nulla, dell'affermazione. Ma quando noi vediamo che quelli che costruiscono i bilanci, pronto? Professore, buonasera. Dimmi. Allora, niente, due domande sempre per capire meglio la sua idea, che è molto profonda e composita e quindi necessita di sempre di ulteriori chiarimenti. Per quello che riguarda il valore del SIMEC. Sì. Ora, mentre lei ci ha detto che nelle passate edizioni, grazie, che il valore della moneta viene data, una volta veniva data da loro, quindi come punto di riferimento c'avevano le riserve d'oro che attribuivano il valore alla moneta. Oggi invece si fa riferimento, mi sembra, al dollaro. Ringrazio della domanda. Ecco, e quindi il SIMEC a cosa fa riferimento? Grazie. E poi un'altra cosa le volevo chiedere, la banca che emette il SIMEC, se ha un ente che tutela il consumatore, ovvero chi usufruisce di questo denaro emesso dalla banca. Le faccio l'ipotesi, se la banca fallisce o se la banca ha un crack, ci sono stati casi precedenti come il Banco Ambrosiano, alcune banche sono fallite, ora c'è un ente che tutela i cittadini che usufruiscono di questa particolare, tra virgolette, banca? Grazie. Niente, a lei. Allora, sul primo punto voglio rispondere, il SIMEC è l'unica moneta dove sopra c'è scritta la verità, perché c'è simbolo econometrico di valore indotto, proprietà del portatore, quindi è l'unico simbolo dove è detto che chi porta la moneta, porta questa moneta in quanto partecipa di una accettazione collegiale che per convenzione crea questo valore indotto. Cioè noi abbiamo dimostrato che per il principio della circolarità delle scienze, che quando in una categoria scientifica non si riesce a trovare la soluzione, bisogna ricorrere a un'altra categoria scientifica. E noi abbiamo preso spunto dall'indotto fisico della dinamo per dimostrare l'indotto giuridico della moneta. La moneta è diritto che vive, cioè un fenomeno di sociologia giuridica, non solo di diritto, ma anche di sociologia giuridica.
Per chiarire questo concetto porto un esempio. Contratto di compravendita è fattispecie giuridica. Compratore e venditore legati dal contratto è fattispecie di sociologia giuridica. È solo in questa seconda fattispecie che nasce il valore della moneta, perché il valore è attività previsionale, è previsione, quindi è tempo, e il tempo senza vita non è concepibile. Spazio senza vita sì, ma tempo senza vita non è concepibile. Quindi la prova è che non esiste ricchezza in un mondo di morti. Quindi noi dobbiamo capire che la moneta è diritto che vive, c'è un fenomeno di sociologia giuridica.